di genovesi, aiutateci. La Nazione, euro figuraccia di Grillo, amore malato è il titolo della fotonotizia, riguarda quanto è accaduto in Campania, credo. Bruciata viva, arrestato il fidanzato, ma lei lo difende. È il titolo della Nazione, il manifesto, i promessi giovani. Dicevamo appunto nel nostro GR, vediamo qual è l'occhiello. Senza freni la disoccupazione giovanile corre e arriva al 39,4% alla vigilia della sentenza dell'Alta Corte sui tre quesiti della CGIL. L'Istat fotografa la drammatica condizione del lavoro e la conferma del naufragio del Jobs Act. Arriviamo al fatto quotidiano, l'Unità. Non c'è il Fatto Quotidiano stamattina, sembra, nella rassegna stampa. Mandiamoli a scuola. I liberali d'Europa respingono i dilettanti grillini. In 24 ore volevano passare da Farage all'Alde e nella capitale non riescono a riscaldare le scuole. Bambini rispediti a casa per il freddo. No, appunto, confermo, non c'è il Fatto Quotidiano questa mattina in rassegna stampa. A volte capita nella trasmissione elettronica che qualche prima pagina si perda. Bene, è tutto allora per il momento. Chiudiamo qui la nostra veloce rassegna stampa. Abbiamo ancora una breve pausa musicale, poi tra pochi minuti il consueto appuntamento, anzi l'appuntamento con Librimbi, ormai segna il nostro palinsesto ogni 2 settimane, il martedì l'appuntamento con le ultime novità per quanto riguarda l'editoria per bambini. A tra poco.
Ciao Fabio, ciao, buongiorno a tutti. Buon anno ancora per chi non mi avesse sentito nell'altra puntata. Allora, oggi vi voglio parlare di due tipi di libri. Uno di un autore che amo molto, che è Roberto Saviano, L'apparenza dei bambini di Feltrinelli. L'apparenza è un nome che viene dal mare, delle barche che vanno a caccia di pesci da ingannare con la luce. E come nella pesca, a strascico l'apparenza va a pescare persone da ammazzare, cioè in questo racconto. Si racconta di ragazzini guizzanti di vita come pesci, di adolescenti ingannati dalla luce, del soldo, della loro bella vita. E dieci ragazzini scooter sfrecciano nelle vie di Napoli, sono dei quindicenni dai nomi. Ragazzini normali che hanno dei soprannomi stranissimi, Dentino, Drone, eccetera. Hanno le scarpe firmate, hanno famiglie normali, però non credono al domani, non credono nell'aspettare, non credono nella pazienza, non credono nel lavoro di come noi si alza la mattina, va a lavorare, prende uno stipendio. Loro vogliono tutto subito. Non temono né il carcere né la morte, perché sanno che giocarsi tutto e subito è l'unica possibilità per loro che hanno. I soldi li ha chi se li prende, dicono spesso nel libro. Comunque narra la controversia, l'ascesa di Nicolas, che è il capo di questi ragazzini, per ottenere il controllo dei quartieri. E sottraendoli anche a persone diverse e anche facendo dei patti, delle alleanze con vecchi boss in declino. Ci fa pensare parecchio, perché comunque molti ragazzini adesso non credono più in un domani diverso. E comunque io penso che Saviano abbia centrato ancora nel suo volere far vedere che cos'è Napoli. Poi non voglio entrare in discussione, la discussione che si legge dappertutto con De Magistri, perché comunque penso che De Magistri stavolta abbia, secondo me, toppato. Comunque è scritto bene, Roberto Saviano è un grande, oppure io. Comunque narra, sono molto contenta. E poi vi voglio parlare di un altro libro per bambini stavolta, Il piccolo bruco Maisazio di Eric Carle. Allora, Eric Carle è un must comunque per chi lavora nei nidi e per chi consiglia libri per bambini. Ne ha scritti tanti altri che pian piano vi svelerò. Questa è la storia del piccolo bruco che è sempre affamato e compie il suo viaggio per trasformarsi e diventare una farfalla. I bambini si divertono a spiare anche attraverso le pagine forate, ci sono dei buchini. È un libro cartonato che consiglio proprio dai bambini dagli 1 fino ai 5 anni, perché imparano non solo i colori, i numeri e il nome dei cibi e anche dei giorni della settimana. Comunque è un libro interessante, divertente, che dà spunti comunque per tutte le fasce di età. E la prossima volta, se riesco, farò un'altra intervista con una bambina più piccola di quella che avete sentito del ragazzino, perché comunque anche l'altro giorno è venuta in edicola e mi ha chiesto: Tata Rosso, mi leggi un libro? Quando è che mi leggi una storia? Se riesco faccio qualcosa del genere. E vi auguro ancora buon anno e ciao Fabio e ciao a tutti e comprate dei libri e vendete e cercate di venderli. Ciao!